Bentrovati alla mia rubrica Ti domandi o rispondo, episodio 9. La matematica è molto usata nella MAIA, ma rispettiamo le stesse regole di questa materia? Vediamo insieme prima la domanda e poi la mia risposta. Ciao Vicky. Allora, ho una domanda da porti, che è questa. Allora, quando si fa il campione e si ha o una maglia meno o una maglia in più rispetto al numero richiesto, e io volessi comunque fare ugualmente il progetto, avendo una maglia in meno, il progetto mi risulterà come? Più grande o più piccolo? Cioè, io penso, più piccolino, però è questa cosa che non mi entra in testa, nel senso che se manca una maglia in 10 centimetri, immagino che su 90 centimetri ne avrei meno. In questo caso, cosa si può fare? Cioè, ricalcolare tutti i punti o cosa? E al contrario, se ne ho una in più, è la stessa cosa. Ecco, è questo che faccio fatica a capire e quindi tante volte mi blocco. Ecco, e niente, è questo che volevo chiederti. Ciao Miki, alla prossima! La prima cosa da andare a verificare sono i campioni. Campione trascritto nel pattern, campione di chi deve eseguire il progetto. Per esempio, in un campione 10x10, nel pattern sono indicati due quadretti per due quadretti. Il mio campione mi dà sì due quadretti in altezza, ma solo uno in larghezza. Vuol dire che ho una mano più larga. Se da pattern si devono avviare 20 quadretti, il lavoro si presenta così. Una crocetta per ogni quadretto, che in questo caso, visto e contato che 10 centimetri sono due quadretti, io ho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 centimetri. Il mio campione però è diverso, nel senso che io ho un quadretto che mi dà già 10 centimetri. Allora scendo e io faccio, monto sempre i miei 20 quadretti, perché il pattern mi indica di montarne 20, ma visto e considerato che i miei 20 quadretti non corrispondono al campione, perché appunto ho un quadretto ogni 10 all'interno di 10 centimetri, io avrei 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120, 150, 160, 170, 180, 190 e 200. Io avrei esattamente il doppio. Per cui, di fatto, il lavoro del pattern si presenta appunto così. E il mio, visto e contato che ho esattamente la metà dei quadretti all'interno, sempre di 10 centimetri, si presenta così.
conseguenza io già qui, esattamente con metà dei quadretti previsti da pattern, raggiungo la larghezza che mi viene richiesta dal progetto. Ma se io ignara di questo ne montassi ugualmente 20, chiaramente sforerei, perché io qui ho ottenuto lo stesso risultato, appunto, con 10 quadretti, ma montandone 20 io andrei ben oltre. In conseguenza, è vero che nella maglia c'è tanta matematica, ma nella maglia meno maglie in un campione uguale progetto più largo, paradossalmente meno corrisponde a più. Gloria, chiaramente mi sento di risponderti che per quanto riguarda un progetto, l'eventuale conversione è una decisione che devi prendere tu. L'importante è che fai tua questa nozione nel momento in cui andiamo a mettere su lo stesso numero di maglie richiesto dal pattern. Automaticamente il nostro progetto diventerà più grande, così come se invece dovessimo avere più maglie all'interno di un campione, il progetto diventerà più piccolo. Bene, eccoci qui nuovamente di ritorno. Spero che la risposta sia stata abbastanza esaustiva. Io vi ricordo sempre che sotto ogni video trovate il modo come contattarmi per mandarmi le vostre domande. Certo, sarebbe preferibile una clip, ma se non ve la sentite, va bene anche una domanda semplicemente scritta. Ciao!